Babettes.it con Origin, Ava DuVernay cerca di andare all'origine delle cose raccontando in un film saggio, Il Saggio, premio Pulitzer di Isabel Wilkerson, interpretata da Anjouan Ellis, che fu nominata all'Oscar dentro King Richard, e fa un film molto interessante, presentato dove? Qui alla 80esima in concorso, alla 80esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, dove siamo quasi in prossimità della fine del concorso, e arriva questo studio. È uno studio sia il film, perché in forma di saggio riporta riflessioni, in forma di saggio riporta anche origini di studi, e quindi è molto interessante che la bibliografia, che è fondamentale in ogni libro saggio, sia messa davanti ai nostri occhi, cioè la ricerca bibliografica che Isabel Wilkerson compie per realizzare questo libro sulle caste e su, secondo lei, l'origine del razzismo, la divisione in caste, facendo anche un'analisi internazionale e quindi collegando l'esperienza degli ebrei, l'esperienza degli afroamericani, l'esperienza degli indiani, a me ha fatto molto pensare alla religione e quindi anche all'esperienza delle caste all'interno della storia, per esempio, del movimento cristiano della mia terra. I cristiani erano perseguitati ai tempi degli antichi romani e poi sono diventati coloro che avrebbero perseguitato anche alcune persone. Corsi e ricorsi storici, diceva il grandissimo Vico, e qui si parla anche di storia, ovviamente. Andremo nella Berlino del 1933, andremo negli Stati Uniti del Sud con il fondamentale Deep South, di cui DuVernay filma la nascita, un saggio del 1941 che mi è venuta una voglia pazza di leggere, peraltro un saggio di disobbedienza civile, frutto della disobbedienza civile, che mi ha ricordato la disobbedienza civile attiva ed action del bellissimo Green Border della Holland. E allora comincia questa Venezia ad assumere forma davanti ai miei occhi. Qua arriva la disobbedienza civile, qua arriva l'attivismo politico. Pensate che la DuVernay, una delle cose forse che mi è piaciuta di più del film, racconta la storia della scrittura di questo saggio, Deep South, di analisi antropologica del sistema delle caste, quindi della prevaricazione sociale e politica dei bianchi sui neri, di una certa preponderante parte degli Stati Uniti d'America nei confronti degli afroamericani, e lo racconta attraverso questa verrebbe un gran film, non so, probabilmente l'hanno fatto, io non lo conosco, attraverso l'unione di due coppie, una coppia afroamericana e una coppia bianca, i Davis e i Gardner, che si uniscono e si travestono e si infiltrano all'interno della società nordamericana, proteggendosi vicendevolmente per poi continuare a fare questo studio. È stupendo la ricostruzione della creazione di Deep South, e Isabel lo studia. Isabel Wilkerson, interpretata molto bene da Anjouan Ellis, si trova in un momento della vita in cui